Prosegue la promozione dell'abbonamento famiglia da parte della Nocerina dopo la pausa pasquale. Questa mattina il responsabile marketing rossonero, Luca Auletta, ha fatto visita alla scuola media Ilaria Alpi. Con lui questa volta ben quattro dei calciatori rossoneri: Davide Rota, Riccardo Lattanzio, Lino Amoruso e Gianmarco Landulfi. Anche questa mattina i giovani tifosi rossoneri hanno mostrato molto entusiasmo per l'iniziativa, ma soprattutto molto entusiasmo per la presenza dei quattro calciatori. Con serie domande dei piccoli tifosi ai calciatori, i quali hanno risposto con piacere, così come con piacere sono rimasti qualche minuto in più a firmare diversi autografi. Molti dei giovani tifosi erano già a conoscenza dell'iniziativa, che ricordiamo consente l'ingresso allo stadio, accompagnati dai genitori, al solo costo di 5 euro. La preside, figlia dell'allenatore Giacomo De Caprio, si è mostrata molto entusiasta per l'iniziativa, restando qualche minuto in più a chiacchierare con i calciatori e il corresponsabile marketing. Ai nostri microfoni si sono fermati tutti e quattro i calciatori presenti, parlandoci della mattinata trascorsa con i ragazzi e il dirigente scolastico della scuola media, Teresa De Caprio. Siamo qui con Riccardo Lattanzio stamattina alla scuola media Ilaria Alpi. Riccardo, allora, cosa ne pensi di questa mattinata passata con i ragazzi? Ma è stata una bellissima mattinata, purtroppo ancora deve finire, però stando con i ragazzi è molto bello. Speriamo che abbiamo trasmesso qualcosa, così domenica, non questa che andiamo a Siracusa, ma l'altra, si presentano con le. Appunto di questa iniziativa che spinge a far venire i ragazzini con tutti i genitori allo stadio, quindi essere più presenti al campo. Ma questa iniziativa è molto importante, come ho già detto la settimana scorsa e le altre volte, è molto importante perché innanzitutto vedendo i bambini sempre allo stadio è una cosa bellissima, che è da tanto che non vediamo. Purtroppo vediamo sempre queste violenze. È stata una bellissima iniziativa, ripeto, speriamo che portiamo più gente possibile, più famiglie allo stadio. Una grande iniziativa, soprattutto per i bambini che dopo queste cose che vedo allo stadio, queste risse, gente che muore. Luca e altri dirigenti hanno fatto una grande associazione. Speriamo che con questa associazione possiamo far venire le famiglie e soprattutto i bambini che sono gli dodicesimo uomini in campo. Cosa ne pensi di questa mattinata passata qui con i ragazzi che vi hanno tempestato di domande praticamente? No, che dire, comunque i ragazzi alla fine non è che, diciamo, capiscono tante domande. E niente, che devo dire? Comunque mi è fatto molto piacere che mi hanno chiamato in causa, giusto per dire anche la mia su questa iniziativa. E niente, speriamo che vada bene. Penso che sia una cosa bellissima, anche perché negli ultimi anni si sono viste tante cose brutte negli stadi. Quindi spero che dopo questa iniziativa che la Nocerina insieme ai dirigenti hanno preso, che si rivedranno le famiglie con i propri bambini negli sfalti, con tanta serenità e tranquillità, a godersi la prova partita. Cosa ne pensi invece di tutte le domande che hanno fatto i ragazzini stamattina? Diciamo, vi hanno riempito di domande, un po' di curiosità, vi hanno chiesto. Beh, sinceramente è stata la prima volta che mi capitava una cosa di questa, però è una cosa bellissima rispondere a queste domande, anche magari per esprimere la propria opinione di se stessi ai ragazzi, per dare, come posso dire, insegnamenti ai ragazzini. La scuola media Ilaria Alpi con Lino Amoruso. Lino, cosa ne pensi di questa iniziativa abbonamento famiglia che siete venuti stamattina qui a proporre? No, è una bella iniziativa perché fa sì che avvicino i bambini a scuola perché sono la parte migliore di questo mondo. Quindi anche per noi essere in campo e vedere gli spalti gremiti da bambini ci fa enorme piacere. Cosa ne pensi di tutti questi ragazzi che hanno manifestato il loro affetto nei vostri confronti con richieste di autografi e quant'altro, applausi? Ti è piaciuta la mattinata trascorsa qui alla scuola media? Sì, è stata molto entusiasmante perché ci hanno trattato come delle star, però nel nostro piccolo sappiamo che siamo importanti per Nocera. La preside De Caprio della scuola Ilaria Alpi, volevamo chiedere cosa ne pensa di questa iniziativa stamattina nell'abbonamento famiglia presentato dai calciatori rossoneri. Allora, io sono particolarmente contenta di questo accostamento da parte della Nocerina Calcio alle scuole, poiché è proprio da qui che deve partire un nuovo rapporto con il calcio, poiché sappiamo che il calcio è lo sport che più di tutti crea problemi, in particolare per le tifoserie particolarmente esagitate. Mi auguro che questo possa essere il primo passo per venire incontro alle problematiche dei ragazzi perché le persone, i tifosi, possano vivere in maniera più serena la passione verso la propria squadra del cuore.
Cosa ne pensi invece di tutti questi ragazzini che stamattina hanno, diciamo, manifestato il loro affetto nei confronti dei calciatori, hanno chiesto autografi, fotografie, quindi una bella cosa per i calciatori, una bella cosa anche per i ragazzi? Allora, io pensavo già che la presenza dei calciatori avrebbe determinato un po' di fermento tra i ragazzi, perché so bene che loro vivono profondamente la passione per la Nocerina, e questo mi auguro che possa dare alla dirigenza e a tutta la società una spinta in termini di entusiasmo, che dia la possibilità di credere ancora in questa società, in questa squadra che ha vissuto anche momenti poco felici negli ultimi tempi. E auguro poi alla Nocerina di poter recuperare il posto che le compete nel quadro del calcio nazionale, quindi di ritornare sicuramente a livelli più idonei, ad una squadra che esprime la passione e che esprime anche il fermento di una cittadina che merita di più. Ringrazio.